Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove in realtà ogni video è solo una scusa per giustificare acquisti fatti a caso. In che senso? Che altro hai comprato? No, poi ti spiego. Poracci, preparatevi perché oggi ho in serbo per voi un video speciale. Mi è stato inviato da un'azienda cinese un prodotto sulla carta molto interessante, pensato per sostituire la classica connessione HDMI con un ricevitore wireless. Si può utilizzare con tutti i dispositivi che dispongono di un'uscita video ed ovviamente è compatibile anche con la Nintendo Switch. L'iFU H2 è insomma una sorta di alternativa alla dock, ma quello che mi ha colpito è che nel progetto Kickstarter, così come nel materiale informativo reperibile online, viene ribadito più volte che il device è compatibile con la Lite. Questo significa che dalla Cina è arrivata finalmente una soluzione funzionante che permette di collegare la Lite alla TV? Oppure siamo di fronte a una vera poracciata? Non so voi, ma io muoio dalla voglia di vederci chiaro e quindi ne ho approfittato per aggiungere alla mia collezione anche la nuova colorazione della Lite uscita proprio in questi giorni. Questo è un doppio video quindi, sia un unboxing della nuova Lite blu che una recensione dell'iFU H2. Siete pronti? Beh, aspettate un attimo, perché visto che questo video mi ha costato sostanzialmente un occhio della testa, vi invito ora più che mai a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Basta che lasciate un like, vi iscrivete al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video e mettete un follow anche a tutti gli altri miei social. E se volete unirvi nella poracciata finale, beh, c'è sempre Ko-fi con i suoi caffè virtuali. Bene, iniziamo! Partiamo subito dall'unboxing della console, che a parte la colorazione è una Lite a tutti gli effetti, senza nessuno stravolgimento. È la prima volta che me ne capita una tra le mani e devo dire che ho apprezzato molto il packaging semplice ed essenziale che rimanda al passato delle console portatili Nintendo. Al suo interno, oltre alla console, troviamo il caricatore e qualche libretto di manualistica. Il colore è stato oggetto di un bel contenzioso perché se da Nintendo viene indicato come blu, a molti sembra più tendere verso il viola. Dal canto mio, posso confermarvi che c'entra ben poco con l'iconico colore del GameCube. Guardate quanto poco si assomigliano i colori delle due scocche. Daltonismi a parte, non c'è nulla di stravagante in questo packaging asciutto ed essenziale. La console ormai avrete imparato a conoscerla tutti, magari nelle colorazioni meno recenti. Che dire, sicuramente un design intelligente e funzionale per chi cerca un'esperienza esclusivamente portatile. Speriamo solo che questo modello non soffra di drift. La domanda però è, riusciremo a collegarla alla TV? Ed è qui che entra in gioco iFU e il trasmettitore wireless che mi è stato mandato in prova, ovvero questo qua. Vediamo cosa c'è nel contenuto delle scatolette. Allora, come vi dicevo, l'H2 o l'MMWave, come riportato sulla scatola, è un prodotto pensato per qualsiasi dispositivo che supporti l'uscita video tramite USB-C e HDMI. Nella scatola principale abbiamo il ricevitore del segnale e il trasmettitore nella sua versione Pro, che offre una portata maggiore del segnale ma non presenta la connessione USB-C. Nella seconda scatola, dove in grande stile il nome del prodotto è riportato con quello che credo sia un errore di battitura, abbiamo invece la versione non Pro del trasmettitore e nella scatolina quadrata possiamo trovare una periferica pensata proprio per la Nintendo Switch, ovvero una sorta di caricatore che svolge allo stesso tempo il ruolo di dock portatile. Il caricatore presenta una presa della corrente non italiana, ma vi basterà utilizzare un qualsiasi adattatore, senza bisogno di modificare la tensione tramite uno step converter. Nelle confezioni ovviamente sono inclusi anche svariati cavi USB-C e HDMI per effettuare le connessioni. Bene, ma come si imposta questo H2? Funziona veramente così bene ed è una valida alternativa alla classica connessione via cavo? Riuscire a settare l'H2 e garantire una connessione stabile si è rivelata un'impresa un po' più difficile del previsto, ma alla fine devo dire che l'idea alla base non è male. Sostanzialmente il ricevitore va collegato via HDMI allo schermo o al televisore che avremo intenzione di utilizzare e allo stesso tempo alimentato tramite il cavo USB dato in dotazione. Mentre il trasmettitore, l'H2 Pro, va inserito nell'uscita video HDMI del dispositivo, che altrimenti avremmo collegato direttamente via cavo. L'apparecchio è plug and play, questo significa che sostanzialmente una volta connessi il trasmettitore e il ricevitore, questi si sincronizzeranno in automatico. La luce blu significa che i due dispositivi stanno tentando la sincronizzazione, ma solo la verde indica che il segnale sia agganciato. Appena uscirà la luce verde, sarete effettivamente in grado di trasmettere il video tramite questa connessione wireless. Il problema a mio avviso è che il segnale si disturba troppo facilmente, tra ricevitore e trasmettitore non devono esserci ostacoli, altrimenti la connessione subirà dei drastici cali qualitativi.
E non mi riferisco a muri con connessioni fatte da una stanza all'altra, ma anche un semplice divano potrebbe disturbare il segnale. Un vero peccato perché in condizioni ottimali la trasmissione è eccellente, con una risoluzione in 2K a 60 Hz senza alcun input lag percepito. La situazione cambia leggermente con la versione normale del ricevitore, che da possessori di Nintendo Switch ci interessa sicuramente di più. Questo ha una connessione USB-C, ma oltre a risultare scomoda da agganciare, in molti casi ha anche bisogno di essere alimentata esternamente, sempre via USB-C, il che complica eccessivamente le cose. E qui arriva il primo grande campanello d'allarme. Mentre non ho avuto problemi a fare lo streaming del segnale dal mio cellulare, non c'è stato verso di far funzionare l'H2 via USB sul modello base di Switch, figuriamoci sul Lite. Fortunatamente mi è stato inviato anche questo alimentatore, che come vi ho già spiegato è una sorta di rivisitazione della dock di Nintendo Switch. Vediamo se utilizzandola la situazione cambia. Effettivamente in questo caso sono riuscito ad ottenere un risultato positivo. Mentre il ricevitore va collegato esattamente come prima, la dock va collegata a una presa della corrente, poi nella sua entrata HDMI va inserito uno dei due trasmettitori e la console va collegata tramite USB-C con il cavo che viene fornito in dotazione. E qui le cose iniziano a farsi interessanti. Sempre che non ci siano impedimenti, l'H2 funziona alla grande con Switch, solo mi chiedo quanto questa soluzione sia preferibile rispetto alla dock tradizionale. Insomma, ho dovuto montare su un bel accrocchio e in giro ci sono tanti cavi, molti più del previsto. Ma bando alle ciance, tutto questo funziona con Switch Lite? Poracci, non ci crederete, ma... no. Oh. Già, chi lo avrebbe detto? Questa periferica non è in grado di fare quello che a tutti gli effetti sarebbe stato un miracolo. Mettetevi l'anima in pace, perché da questa porta USB-C è impossibile che esca un segnale video. Mancano proprio le componentistiche hardware necessarie sulla scheda madre della Switch Lite. Una feature del genere è semplicemente impossibile. Ma poracci, non mi sono arreso e prendendo ispirazione dal video di Tech Yesterday, ho deciso di proporvi comunque l'unica soluzione poraccia possibile per inviare il segnale della Lite su TV. Ecco fatto. Come ci sono riuscito? Beh, semplice, sto riprendendo col cellulare la Lite e invio poi il segnale della fotocamera del mio smartphone alla mia TV tramite l'H2. Non c'è alcun tipo di lag, il che rende il gameplay fluido come se passasse direttamente dalla dock. L'unico problema è che il mio cellulare non ha una risoluzione Full HD e quindi l'immagine presenta delle bande nere sul televisore. Niente che non si possa risolvere con un po' di pazienza, a perdere tempo nei menu del proprio monitor. Insomma, poracci, questa è l'unica soluzione possibile. E la consiglierei? Decisamente no, e se proprio volete giocare in modalità fissa, vi consiglio di investire quel centinaio di euro in più e prendere direttamente una Switch normale. Questa e la Lite sono prodotti diversi che offrono funzionalità diverse. Non si può pretendere di ottenere lo stesso risultato con due device pensati per due scopi diametralmente opposti. Ma mali estremi, estremi rimedi, e questa ripresa poraccia potrebbe salvarvi in casi di urgenza. Discorso diverso per l'H2, che lo consiglio a metà. Se preso come un rimpiazzo della dock, beh, lasciate perdere. La spesa è tutt'altro che contenuta, anche in questo caso fareste prima a comprarvi una Switch normale, e il groviglio di cavi che si viene a formare complica solo le cose piuttosto che facilitarle. Se invece lo prendete per uno streaming immediato da PC o altri device che supportano l'HDMI, beh, può essere una soluzione interessante, anche se con qualche limitazione di troppo. E questo era tutto per oggi, miei cari poracci. Spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto nei commenti per sapere se avete mai provato a connettere la Lite tramite il trucco della ripresa via smartphone o se magari avete altre soluzioni poracce in mente per ovviare a questo problema. Non mi resta che darvi appuntamento a domani al prossimo video. Io sono il Porofu, Michele Wave, ciao! Questi fatti a caso. Potevi intervenire. Ah, che ne so.